abbiamo visto difesa go, dove controllate l'attacco bloccando lo scritto. Difesa di Yamada, dove controllate l'attacco assecondando il suo spirito. Poi abbiamo il terzo principio, che è Chowa. Nel caso di Areyoshi, la possibilità è soltanto già Kuchowa da questa parte, perché da quest'altra parte c'è la sua gamba, non è possibile farla con Chowa. Okay? Perciò la possibilità che ho è quella di andare da questa parte per evitare il suo attacco. Come prima, mi faccio sollevare, poi applico Chowa. Attenzione bene, piano piano. Questo è quello che vuole, è la testa che si muove prima per evitare l'attacco, non il contrario. Non devo pensare a spostare i piedi e lasciare il capone, perché da qui posso essere proiettato comunque. La cosa più veloce da muovere è la testa, poi segue tutto il resto. Questo in tutti ci vuole come principio, sia che fosse Nami o Giacomo. La testa, piano piano, non girate di qua, ma devo andare a guardare dietro così. È semplicissimo, lui mi tiene in avanti, mentre mi tiene in avanti devo soltanto spostare la testa. Provate? Allora, mi tiene i gocci. Piano. Non la testa da questa parte guardando di là, ma dovete guardare dalla parte che andate. Se rimango la testa dritta così, rischiamo di camminare e non concludo niente. Mi difendo, però non posso approfittarne al momento. Se invece quando uscite chiudo la testa, passate in evasiva subito, ok? Allora uscite, il vostro mento e seguite a terra, il gigatambo, il saicone, quello che volete. La parte importante è la prima. Non uscite col mento alto, ok? Avanti e giù. Con tutto il vostro peso. Basta, provate.